You'll see a spoon cut it up like this. Il dealer, dopo l'insalata d'ordinanza, adesso è impegnato nella raccolta delle ante prima di distribuire un nuovo colpo. Si va a ritmo anche abbastanza sostenuto nella, nel numero di mani che vengono distribuite, dunque nella capacità di vedere action al tavolo, nella possibilità di assistere a scontri. Bano folda, rullo altrettanto, farà così anche Bovi da cutoff. Invece da bottone, Giorni già le ha muccate. Jovanovic, vediamo se prova ad aggredire il big blind. Lui che gioca da small, trova una mano marginale, assolutamente marginale. Ragazzi, e posso. Fa un po' di azione. Posso uscire apparentemente off topic? Vai, prego. Fuori dall'argomento, perché? Se ci inquadrate un attimo, io vi mostro questo. Allora, c'è scritto qui su European Poker Players Association News Issue 1 Summer 1996. Quindi è stagione 1996 di questa rivista. Perché ho questa rivista? Me l'ha portata il direttore dei giochi qui, Stasco. Sì, Stasco Stibili, che è un uomo che può raccontare la storia del poker, perché lui è più di 30 anni che lavora in questo settore, e, insomma, è uno di quelli che ha messo, come si suol dire, le carte in mano a tanti, soprattutto a tanti big del poker attuale, e ci ha raccontato di un signore che è il fondatore di questa rivista, sì. Nicolas Zeremeta. Un signore inglese che è qui, sta giocando il nostro side event Deep Stack, e che è uno, è uno dei fondatori del poker, che ci piacerà magari sentire, avere qui con noi, presentarlo, perché è un altro uomo che ha fatto la storia del poker in Europa, proprio con la fondazione della prima newsletter, il primo giornale dedicato ai giocatori di poker, quando non esisteva tutta la tecnologia che abbiamo attuale oggi a disposizione, e i giocatori si informavano, i giocatori veri, quelli che hanno conosciuto questo meraviglioso gioco ancora prima che si diffondesse così tanto, si tenevano informati sulle novità e sugli aggiornamenti, sulle vittorie dei tornei, attraverso questo strumento, il European Poker Players Association News. Bello, grazie per questa pillola. Grazie a Stasco soprattutto, sì, per questa possibilità di affondare le nostre considerazioni, il nostro commento su elementi anche della storia del poker, ma lo ringraziamo per la disponibilità e l'accoglienza che il casino di Porto Rosa hanno garantito in questi giorni a tutta la macchina organizzativa del People's Poker Tour, che ha un po' come al solito stravolto le abitudini, gli orari, i ritmi dei lavoratori, che ci hanno supportato con dovizia di attenzione, grande professionalità in ogni esigenza. Va detto questo aspetto, caro il mio Fantasia, perché dietro una macchina come quello del People's Poker Tour c'è uno staff organizzativo importante, ma soprattutto c'è un grande riscontro nelle location che lo ospitano, perché arrivano tecnici, cavi, fili, schermi, dirette, telecamere, scenografie che un po' possono, come dire, turbare l'ordinaria amministrazione, invece, la professionalità tutto di questa location ancora una volta va sottolineata proprio sulla capacità di accoglienza. Assolutamente sì, sono stati ci hanno accolto con disponibilità, professionalità, e hanno fatto sì che tutto scorresse liscio dal primo all'ultimo minuto. E intanto siamo in guerra di bui tra Somma e Bano. Somma su questo flop con 3-9-6 aveva aperto questo colpo e lo porta a casa con una c-bet. Nessuna carta trovata sul board per lui, delle sue all cards, ma intanto l'asso gli sarebbe comunque bastato per la vittoria, perché Bano aveva Jack Dama e ha deciso di foldare il colpo e di non inventarsi nulla di particolare.
Intanto ricordiamo a chi ci sta ascoltando che sulla nostra fanpage durante questi giorni abbiamo documentato anche con delle gallerie fotografiche tutto quello che è successo, quindi è possibile vedere un po' il volto dei protagonisti, alcune mani particolarmente importanti e dei momenti un po' meno pocheristici immortalati dagli scatti del nostro Vincenzo, il fotografo, che salutiamo insieme a tutto il resto dello staff. E quindi insomma sulla nostra fanpage People's Network è possibile anche prendere queste foto targate People's Poker Tour. C'hanno proprio la targa, eh? Sì, c'hanno il marchietto proprio. No, lo dicevo proprio per sottolineare questo aspetto, non è un neologismo quello della De Benzi, ma sono proprio marchiate. Il watermark si chiama, ma io la chiamerei la targa perché mi sembra. Attenzione, adesso Banno non ha messo le carte nell'apposito lettore. Sì, marchiato poi importa la memoria. Qualcosa una cosa un po' brutta, negativa. Sì, sì. Carri bestiame. Targate, sì. Dai, targate, ci piace. Targate. Pure anche griffate. Sapevo che sarebbe arrivata griffate e mi ci sarei giocato casa. Scusate l'espressione casa un po'... Casa che non hai. Ma tu la targa dove la metti, fantasia? Dove la trovi solitamente la targa? Sul posteriore. Quindi cercate le foto della De Bellis, non dico altro. Smetti. Targata People's Poker Tour, la De Bellis, targata personalmente da Antonio Orafo, sì, Ivan Fantasia. Fate bravi. Che... No, perché sono soltanto le 5, insomma, non possiamo già pensa a che quest'ora succederà. Cominciare. Pensa che succederà quando arriveremo. La calata, insomma, è giusto che ci sia, ma magari dopo ci la pausa cena. Ci sarà una calata, ma perché c'è un'impennata, quindi presupponi che ci possa essere un innalzamento di cose. Vabbè, non è che possiamo andare proprio nei dettagli. Vabbè, stiamo trascendendo, sì, ragazzi. Sì, voglio sì, dire. Sì, è vero. Dobbiamo calare più tardi. Sì. Almeno quando cade il sole. Fa notte tardi qui, sì. A proposito di questa considerazione meteorologica. Giorni ha indossato la giacca, evidentemente l'aria condizionata della sala deve avergli procurato qualche fastidio. In ogni caso, sì. Solo in camicia, non voleva affrontare ancora il final table. Ha indossato giacca rossa, chissà che non ci sia qualcosa di qualcos'altro di rosso, scaramantico dice. Nella sua scelta. Adesso ancora Gianluca Rulli. Da Small Blind si trova in guerra di bui con Simone Bovi, limp e check per i due blinds che trovano un flop 7-8-4 e rulla adesso però alla top pair. Un gutshot per Simone Simbabovi che con il sorriso. Sì, guarda, sto ragazzo è sempre sorridente. Preferisce foldare e non investire neanche 20.000. Non cerca nulla di rischioso. Mi sembra evidente che oramai Simone Bovi voglia giocare con la possibilità di puntare su mani importanti. Giorno e Bove adesso si trovano nel corpo, hanno entrambi top pair, ma il kicker di Simone gli consente anche di guardare con fiducia all'evoluzione del colpo 6, 7 e 10, colori e semi influenti. Ma bella mano adesso, potremmo vedere una bella mano.
Il piatto è di 26.000, Simone Bovi ha uno stack residuo di 143.000, a quanto ammonterà la sabetta? 20.000. Ah, 11.000. A sopra Gerni. Bovi aveva scelto una size molto piccola, probabilmente per farsi pagare. Ottima, resa a 27.000, adesso, mio caro Bovi, devi pushare. Pusha Bovi, pusha. Ecco, questo forse gli manca un po', la sicurezza del, agire prontamente. Vediamo. Ah, sbagli Simone. A foldare questo colpo. No! La seconda volta. Non benissimo. No, non si sentiva forte nel suo... Manca ancora un po' di coraggio, dai. Metti avanti il braccino significa che poi diventi un po'... il soggetto più aggredito al tavolo. Adesso Journey credo che lo prenderà di mira? No, abbia compreso che può utilizzare il suo stack soprattutto con alcuni giocatori. Bovi è il maggiore indiziato, tra l'altro il suo stack è particolarmente esiguo, dunque c'è il rischio, c'è consistente rischio che possa trovarsi di qui a breve in una mano pusher fold. Sergio Somma fa call da UTG con 10 jack suited, chissà di fronte al rilancio come si due connector suited che gli danno la possibilità di mettersi davanti a tante mani. Una Broadway suited starting hands. Le ha dette tutte, attenzione, 9 jack dama, fantasia, guarda che cosa abbiamo qui per tutti, proprio per tutti, tutti c'è qualcosa, c'è qualcosa e soprattutto ci sono progetti futuri importanti se non importantissimi. Insomma, ovviamente è quello messo meglio, ha trovato il jack e la bilaterale, vuol farsi pagare ovviamente, ma non lo fa Journey e non lo fa neanche Dord Jovanovic, due giocatori che non si smuovono, no. Dalle loro posizioni non li riuscirete a schiodare. Ah, Somma, avete visto? Ha mostrato il 10, ha mostrato il gut shot, no, la bila. La bilaterale, ha mostrato la bila. Bravo Sergio. Specifica alla De Bellis la bila, non la bile. Questo termine mi manca, anzi, se mi spiegate bene. La scala bilaterale, che bello. Ah, è un nickname. Un open-ended straight draw. Allora, dai il nome alle cose, insomma, per quello. Giusto, che sì, certo. Bila. Penso che stiamo facendo lezioni di anatomia. Che bello, se avresti sentito ben altri termini, ma fermiamoci qui. Simone Bovi ancora 10 jack per lui. Ora fold, 130.000. Stavolta lo folda, vedi quello che succede. Prima si è trovato in una mano difficile con 10 jack e adesso ha deciso di foldare. Era big blind, va detto. Sì, certo, però... Vediamo come va a finire un'altra mano tra Somma e Jovanovic. Quella precedente se l'è aggiudicata Somma, che addirittura ha fatto foldare sia Journey che Jovanovic, nonostante Journey uno stack molto 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 consistente rispetto a quello degli avversari non ha ceduto nonostante avesse trovato la bottom pair, non si è andato a cercare nulla, non si è andato a infilare in un colpo pericoloso. Mi piace Sergio Somma, non so se si è compreso dai miei commenti. Sto stile no, per niente. Lo vedo particolarmente
Interessante, sono giocatori magari anche più forti o in questo istante in good run, ma mi piace il suo modo di fare, il suo atteggiamento. Molto compito, educato, un signore, definirei. Brava De Bellis, un signore. No, ma Signor fargli gli Pele. altri due complimenti Sì. Ecco, a somma, eh. vediamo Simone se adesso pusha. Pusha tutto. Non trova clienti. C'è il call? C'è il call di... No, No, il no, no, saggio somma ha avversatore. dato le chips, ha detto via, Sì, via. tutti via. Bano è uno che sta un po' fuori dal gruppo. Mi Bovi sembra un po'. non ha saputo giocare questa mano. Olmi non ha provato subito a mettere davanti il suo stack. Forse era il No, caso di provare a estrarre un po' di forse. valore. Vabbè, c'è da dire che in questi casi difficilmente si riesce a estrarre valore se non da un colpo scritto. Perché? Perché se apri, nonostante uno stack così esiguo, mostri perché vuoi mostrare forza. Dipende dai livelli di pensiero, perché è come Sì, se sì, sì. volessi mostrare più forza e allora ti credono. Mi si nota di più se... Pushi perché vuoi mostrare meno forza e quindi con una coppia come Jack, pensi di farti chiamare anche da mani più marginali e non ti chiamano perché non è, insomma, alla fine ti deve andare bene perché ti Sì, deve andare doveva trovare un cliente, bene. non l'ha trovato. Esatto. C'è il race di giorni. Ecco, attenzione, questa è una bella mano. Flavio Bano. Folda, rullo. Vediamo giorni che fa. Ai ai ai. 239. 239.000. E adesso vediamo che cosa fa Journey di fronte a questo Lin. È quasi un terzo del suo stack. Journey che fa? Se lo gioca con 8-8. Vediamo. Flavio Bano. Porta a casa un colpo importante, anche perché fa molto molto rumore al tavolo. Bovi, almeno dalle percentuali, forniteci dalla nostra grafica, è il giocatore che ha dimostrato un'aggression frequency inferiore rispetto a tutti gli altri. Manco a dirlo, il più aggressivo di tutti è stato Gianluca Rullo. Sì. Insomma, non mi aspettavo che avesse una percentuale così alta, sembra molto più solido di quello che ha dimostrato finora. Invece, altro giocatore che ha spinto meno finora è stato Flavio Bano, per lui percentuale del 20%. Vediamo cosa fa con la sua coppietta. Da bottone, quindi con due avversari blind che devono ancora parlare. Colla semplicemente una size di somma e cioè, trova il fold dello small blinds e il check di Simone Simbaboy.
Continua l'azione di check. Gutshot per Suma. Bano adesso al 53% complessivo. Credo debba provare almeno a comprendere dove si trova nel colpo. Non lo fa. Segue a ruota il check. Check ancora di body. Adesso sarà proprio Suma ad uscire. Flavio Bano. Condizione poco invidiabile, infatti. Fold per lui e fold per il big blind Simone Bovi. Aspettiamo l'inizio di una nuova mano. Il bottone ce lo ha Gianluca Rullo. Voi saranno quindi postati da Simone Bovi e Adam Journey. Certo che adesso con giubbotto rosso e capelli bianchi, se avesse pure la barba, sarebbe proprio Babbo Natale, eh? Effettivamente, magari anche qualche chiletto in più. Sì, in effetti un po' di pancia. Non è particolarmente robusto. Un po' di pancetta. Però ha il sorrisetto tranquillizzatore. Posso utilizzare questa? Sì, sì, ma si usa in alcuni contesti dove l'italiano è meno avvezzo, dicono tranquillizzatore. Tranquillizzatore. Rassicurante, dai. No, no, tranquillizzatore. Mi piace di più. Mi piace di più. Contiene la parola tranquillo. Povero fantasia, dopo quattro giorni in cui è costretto a parlare in continuazione, inizia a produrre le parole proprio ex novo. Comunque, sono in collegamento diretto con la Treccani. Sì, me le approvano di default ormai. Diciamo che ha Treccani alle calcagna, diciamo meglio. Tra le pitbull che mi inseguono. Ragazzi, comunque abbiamo un invito a cena. Di chi? Ce lo fa Masto. Dice: quando terminate a Porto Rose vi invito io a una sontuosa cena. Penso quanto ci vogliono bene, però. Sanno che abbiamo mangiato poco. E gliel'abbiamo detto, non ci fanno mangiare. Sì, però poi non hai letto l'altro messaggio. Cioè? Ci dice il Masto: guarda che i ragazzi fanno così, Ti dice, anzi, cara De Bellis, dice: fanno così, ma penso che ti stimino più di me e non credo che ci sia bisogno di difenderti. Hai capito, non è De questo Bellis? Il caso, non è questo, hai capito, il caso, De Bellis? Masto. Questo è il caso in cui quel che si dice è quel che è. Quel che effettivamente si pensa. Esatto. E poi ci dice: ma sono solo a seguire. No, stai tranquillo, ci sono, ci scrivono e come. Ovviamente, ripetiamo, poiché non c'è un'interazione immediata, a molti giocatori rispondiamo per iscritto attraverso le nostre fanpage, attraverso i nostri profili privati, attraverso WhatsApp. Ci stanno scrivendo ovunque, WhatsApp privato, il WhatsApp, ricordiamo il numero WhatsApp, quello ufficiale nostro, che è 327 700 43 49 32. Lo ripetiamo, che è meglio, infatti. 327 700 4932. Ecco. Bene. Sulla seconda vado meglio. Sì. Ivan lo sa. Si sprecano le battute su una affermazione come questa. Jack Dama va. Non si inventa nulla Rullo, preferisce il check, nonostante credo fosse ben convinto della vittoria, ma adesso sta esprimendo un gioco solido. Credo ci tenga ad arrivare non solo il più in alto possibile, ma soprattutto forse anche a vincere la Last Longer, diciamola. Restano solo lui e Simone Bovi in gioco, e per il solo fatto di sentire di avere più esperienza rispetto al giocatore arrivato come outsider da un free roll, ricordiamolo, Simone Bovi ha conquistato questo evento e adesso possiamo dirlo, questo final table,
con un free roll, il free roll al quale regalavamo l'accesso ogni giorno attraverso la nostra radio, attraverso la nostra radio iniziativa, esatto, la nostra iniziativa radiofonica. Bravi, bravo. Bravo Simone, solido, tranquillo e soprattutto vincente a questo punto. Come li gioca a giorni questi due ganci? Anche perché è in guerra di bui. Guarda che fa, cerca di prenderlo. Molto dipende da Jovanovic che cosa nasconde lì sotto, vediamo. 105 dice no, te ne sparo 105, via. Pensare che con quell'asso 2, se avesse fatto un rilancio meno corposo, avrebbe potuto portare via qualche altra cosa. Ma magari becca l'asso flop e potrebbe aver ceduto qualcosa. Non mi piace, non mi piace, Giorni non mi è piaciuto, a meno che non abbia pensato, ma non credo, perché Jovanovic si è dimostrato solidissimo, non credo che potesse farlo tiltare con un raise così consistente. Semplicemente credo sia stato... Fair play, non gli ha voluto togliere altri chips, mettiamola così. La vedo anch'io così. Forse si è instaurato così tanto. Sì, c'è un po' di play che c'è rispetto al tavolo, ma signori, deve vincere qualcuno. Bisogna fare action diversa, bisogna cercare di intrappolare. Anche se noi possiamo stare qui al commento per le prossime 2-3 giornate, non è un problema. Assolutamente sì. Guardate con calma. Assolutamente sì, tranquilli. Noi abbiamo parole a volontà. E altre ne possiamo produrre, per esempio. Dopo tranquillizzatore, cosa diresti tu? Io? No, adesso non me ne vengono. Peccato. No. Poi bisogna dargli anche un tema, non è che poi sforna parole così. Bisogna dargli un input, inserire qualcosa. No, bastano le parole, Orafo. L'ha detto proprio. Bastano le parole, Orafo. Non stai tranquillo. Inserite più nulla. Non continuare, ti prego. No, voglio dire, altri input, perché è sufficientemente ampia la gamma. Jovanovic ha una mano giocabile, vediamo che succede, perché stavolta da bottone Giorni fa un altro rilancio, vedi? Molto creativo. Forse si è reso conto che la mano precedente di aver giocato male. C'è anche insomma con una Monster Hands di partenza. Ecco, Giorni è in una fase un po' particolare perché ha giocato male la mano precedente, non ha preso nulla, adesso con una combinazione marginale come K6 va via. Ha fatto un'apertura del tutto sballata, puntando 26.000. Jovanovic ci ha rilanciato fino a 64.000. Somma, ancora flop. Una volta con asso K asso si è limitato al call. Deve ricordarsi Jovanovic della mano precedente in cui insomma aveva fatto la stessa azione con asso K e quindi potrebbe salvarsi in questo caso, anche se diciamolo, Jovanovic non ha solo i 5 ma anche i 2, e poi la nostra grafica ci restituisce un solo 5 perché qualcuno dei giocatori ne ha foldato uno, quindi più i 2 fanno gioco per Jovanovic che non i 5. Jovanovic va via sulla sites bettata da 64.000 di Sergio Somma. Credo sia difficile che possa chiamare perché è un giocatore molto molto attento e sono convinto che stia ripensando proprio. No, attenzione che se la inventa. Jovanovic c'è ancora 254.000 chips dietro. Qui regala chips, No, va visto, via, te l'ho detto, non... Gli ha mostrato l'asso, ancora una volta. O il K. Ah, il K, hai capito. Grande Sergio Somma. Bravo Somma, bravo, Ancora una volta Somma vuole mostrare di essere un giocatore che bleffa invece della solidità con la quale ha giocato finora. 12 big blind per Simone Bovi, ma scendono anche gli stack di Jovanovic e Bano. Invece Rullo si è portato a metà della classifica, terza posizione per lui. Sergio Somma, piano piano, calmo, con serenità, è secondo a 629.000. Vabbè, se la dici così chips. Devo per forza citare Totò quando diceva zitto, cacchio, 4. Cacchio.
Tomo tomo. Cacchio cacchio. Quatto quatto. Ma perché quattro quattro? Quattro quattro, che c'entra con il principe? Diceva cacchio cacchio, De Bellis, mi vorrai correggere lui. Nemmeno le citazioni di Totò si possono fare con la De Bellis. Come no? E adesso invece, cioè, nella allora, musica, De Bellis, fammi capire, ma tu la, la famosa citazione di Totò, di che cosa dovesse fare quel famoso maresciallo con quella carta? Con la sua carta bianca. Sì, con la sua carta non si bianca. Può dire qui in radio. Vabbè, De Bellis, non... basta. De Bellis, ma siamo al cospetto di capolavori della cinematografia italiana e internazionale. Cioè, e dovrai accettarla anche tu questa cosa. Citiamo Totò, De Bellis. Negli anni 50 la mandavano al cinema. Non credo che, insomma, tu voglia censurare postumo. Non ce la possiamo fare, Orafo. Ho detto postumo. Adesso invento un hashtag. Hashtag postumo. Cioè, nel senso che arriva più tardi? Ivan lo sa. Comunque, se giro il volto a destra vedo il mare, se lo giro a sinistra ci siete voi. Se lo giri c'è qualcosa su... che non va. Qualcosa che non mi piace. De Bellis, sto per risponderti a te. Il colore della camicia. Sto per risponderti a tono, De Bellis. Vorrei dire che ci terrai le spalle per tutto il invece tempo. Voi, attenta, girate... che ti targhiamo, De Bellis. Se girate a destra vedete me e il mare, che funziona un po' più. Il mare è bellissimo. Bellis, noi non ci siamo... panorama da particolarmente interessante. Noi non ci siamo mai lamentati della tua vista e su questa dico ulteriormente, lo confermo ulteriormente, io sono offeso, vado via, vado a prendere un caffè perché tanto so... proprio così? Sì, vado via, non voglio più saper nulla. Fatto, di voi. Ricordiamoci di questo passaggio che sta facendo perché poi possiamo spenderlo. Diciamola, vado a prendere un caffè, va bene. Perché ti aspettiamo a braccia aperte. Magari porta anche un caffè. No, vado a prendere un caffè, non ve lo porterò mai e poi mai. Cioccolatino, no, ragazzi, no. Una cosa così. Voglio dirlo perché quando siamo in quattro diventiamo troppi, l'abbiamo visto prima con Marianne, non si poteva fare, Marianne. Ma siamo in troppo. Tre? Sì, sì, ancora. Sì. No, c'è un'altra persona che sta arrivando. C'è una personcina. Sì, un'altra personcina che sta arrivando qui da noi, alla quale vuole cedere la parola perché diciamolo, lei è la nostra madrina e insomma ha fatto l'apertura del tavolo. Vogliamo sapere qualcosa in più, le sue impressioni? Sì, sì, è vero. Raccontacele direttamente tu. Ciao Pamelina. Arriva con noi, Pamela Camassa. Eccola, eccola. Cara Pamela, che ne pensi? Mamma, questo che caldo che fa qua dentro. Sì. Però la vista... con questa vista merita. Non sembra neanche di stare dentro un casino, ecco. Sì, ragazzi, questo è un colpo che potrebbe costar caro a Simone Bovi perché è in all-in. Sì, guardate Jack, lì Jack. Cara Pamela, sei arrivata in un momento topico, il call istantaneo di Jovanovic, si alza Simone Bovi che gira i ganci, ma sto soffrendo, le ragazzi, queens del buon Dorde, giocatore serbo, aspettava lì al guado. 8-10 8-10-3 8-10-3 vediamo se si apre una strada per la scala. No, solo Jack ancora, solo 10. Uno dei due Jack, niente da fare. Simone, non arriva, è il sesto classificato. Non arriva il raddoppio per Simone Bovi e così è eliminato in sesta posizione. 4.590 euro. Li stavi contando? Perché dicevi però, i tempi dai, è già una soddisfazione. Eh sì, 4.590 euro per Simone Bovi, ragazzi, mi sa che si ufficializza la Stronger. Si ufficializza? Sì, abbiamo Rulletto lì, un unico giocatore ancora in gara. Eh sì, saranno contenti quanti hanno scommesso su di lui, l'abbiamo detto, il giocatore più puntato sul quale sono arrivate, sul quale è arrivato il maggior numero di scommesse, e così non male. Ma secondo voi scommettono anche loro stessi? Sì. Di loro? Sì. Così sono più incentivati a... Sì, assolutamente a sì. Si motivano. Meglio, sì. È un incentivo. Mi dispiace molto per Simon, ragazzi. Beh, ragazzi, però è bellissimo. Possiamo raccontare una storia veramente bella. Anzi, piuttosto vediamo se riusciamo a portarlo qui proprio. Sì, andiamolo a beccare. Vado io, Dai, l'avevo detto, mi alzo. Ritorna se non con Simone.
Va bene. Altrimenti non tornate più. Mi raccomando, trattatemi bene, Pamela. Sì, vabbè, sono in ottime mani. Soprattutto di Rosaria. Grazie. Bello, bello. Grazie, grazie mille anche a te, Pamela. Non ti senti, sei già stato staccato, caro Fantasy. Buon quindi... caffè, buon, buon caffè, caffè, buon caffè. E allora, ripartiamo con 5 player ancora in gara, ancora 2 eliminazioni per definire il podio di questo evento. Abbiamo raccontato in presa diretta l'eliminazione di Simone Bovi, ma altre emozioni aspettano coloro che ci seguono, perché insieme ad Adam Giorni, Flavio Bano, Matteo Rossetti, Dorde Jovanovic e Sergio Somma siamo sicuri che avremo la possibilità di assistere a uno spettacolo ancora particolarmente intrigante sul piano dell'action pokeristica. Tu chi vedi forte, Pamela? Tra questi 5 oramai è facile individuare. Ma io vado sempre coi giovani, i più giovani, quindi Gianluca Rullo. Esatto. Spero che insomma porti lui a casa il trofeo. Però insomma, già che sono arrivati a questo punto, però più uno si avvicina e più Sì, più comincia a crederci. Sì. Per dare anche un po' una bussola sull'importanza dei posizionamenti, ricordiamo che i prossimi premi saranno rispettivamente da 5.700, 7.580 per l'eliminato in quarta posizione, 8.560 per la medaglia di bronzo, 16.350 euro per il runner-up e infine 28.000 euro per il vincitore assoluto. Insomma, gloria, ma anche qualche soldino. Beati loro. Sì. una bella vincita. Magari prolungano la vacanza qui a Porto Rose. Che non sarebbe che male. Non sarebbe male. Anche perché le giornate si stanno mettendo proprio bene. Oggi sì, leggevo il meteo, a parte da oggi, ma da giovedì addirittura un massima di 30-32 gradi, wow, e minima 25 tipo. Quindi il tempo è inoltrata. Esatto. Ma poi qui c'è il mare che è sempre calmissimo. Sì, perché è fatto un po' conca. Diversi giorni, quindi sempre molto calmo, bello. Insomma, per andare in barca è eccezionale. C'è la pausa dopo. I giovani. Diceva Pamela Camassa, ma qui c'è anche tanta esperienza al tavolo, in particolare. Eh no, infatti, quello. Ci sono giorni e i due alfieri, anche Flavio Bano, Sergio Somma. Più giovane invece Dorde Jovanovic. Ah, è più giovane? Mi sembra sì, sicuramente dei tre che ho appena nominato. No, il più giovane credo sia proprio Gianluca Rullo. Rullo, Jovanovic, poi Somma, Bano, Giorni. Beh sì, a lungo termine comunque l'esperienza paga. Eh sì, è un'arma in più, tra l'altro lo dicevamo nel precedente collegamento, Giorni, questo signore così compito, dallo stile molto molto british, è uno che si è fatto valere in tornei importanti, dal buy-in di $10.000 come le USOP Europe, che insomma, con un piazzamento di tutto rispetto in 40ª posizione, dunque tutt'altro che uno sprovveduto. Adesso si gioca con maggiore attenzione, chiaramente i player al tavolo non sono card dead, ma sono accorti a non sciupare un'occasione. Siamo a un passo dalla possibilità di scrivere il proprio nome, ciascuno ci tiene a farlo, il proprio nome nella Hall of Fame del People's Poker Tour. E di portare a casa anche il P-Globe, che è un bellissimo trofeo. Nella vetrinetta a casa fa sempre la sua figura. Ah sì. È un elemento d'arredo. No, però
Secondo me è un bel trofeo. Io credo che guarda, i trofei sì, siano assolutamente importanti anche per il significato che associano. Sì, sai, ogni volta che lo guardi magari pensi a questi momenti. Ho visto tantissimi deal fallire per la scelta di chi doveva portarsi a casa il trofeo. Cioè magari si trova l'accordo tra i giocatori nelle fasi finali di un torneo importante sull'entità dei premi da distribuire a ciascuno di loro, fallisce il deal molto spesso perché dice vabbè, tu prendi la parte più importante, io prendo il trofeo. No, e questo è quello che potrebbe succedere. E nel frattempo le vedete inquadrate le mie colleghe Pamela Camassa e beato tra le donne. Che onore, che onore. Vuota la sedia di fantasia che... Finalmente. C'è sempre, c'è ma non si vede. Anche una assenza che si sente. Ha lasciato spazio alla bellezza in questo caso. Un'assenza parlante. E invece adesso ritorniamo con le immagini sul nostro main event. Five-handed, ancora più corto il ring, ancora più frenetica la possibile azione al tavolo, starting hands che iniziano a bruciare nelle mani dei player, ma guardate Giorni, quanto è stornione. Sì, infatti prima guardavo delle foto, ce n'è una che è un'espressione ma talmente simpatica, come fai a... Cioè, di solito a me il chip leader mi sta un po' antipatico. Perché chip leader? Cioè, a prescindere. Ma poi in questo momento ha tantissime chips, cioè davvero. Ma invece lui c'ha un volto così simpatico, divertente. No, non gli si può dire nulla. Sì. Ma tra di loro stanno parlando? Perché io ve lo seguivo da fuori, ma da fuori non... Sì. Un po' sì. Sì, stanno parlando non così tanto come avvenuto in altre circostanze, in altri tavoli, perché sono sicuramente molto molto più accorti. E poi ci sono, diciamo, c'è un limite tecnico, ci sono due giocatori, Giorni e Jovanovic, che parlano inglese, hanno sì. una scarsa dimestichezza con l'italiano, quasi nulla per loro, e dunque invece gli altri due italiani, in particolare mi pare Flavio Bano, ma lo stesso Sergio Somma, sono di poche parole. Rulletto Lin si sta studiando il tavolo, dunque poco trash talking, poco nulla per la verità. Poi anche un po' il fatto che non si conoscono, cioè non si sono conosciuti tutti quanti qui. Tutti quanti qua, sì quello. Quindi c'è un Resolin. Resolin, sì. Con Asso K è proprio Gianluca Rullo. Manda le 276.000 chips. Niente. Bastano, ho trovato una mano molto importante. Ha deciso di non correre rischi alimentando la partecipazione di possibili avversari. Ne approfittiamo, a proposito di bellezza, immagine, per rinviare tutti i nostri ascoltatori alle fotogallerie che trovate sui canali social network. Tantissime le foto di Pamela, lo dico per gli appassionati del genere. E tante anche quelle dei nostri giocatori protagonisti di questo main event. Sì, no, ma tante le foto di Pamela. Non sto mai ferma, quindi le foto... È vero, Pamela... Occhi chiusi, io... Però in tutte le espressioni Pamela sei veramente bellissima, quindi... Sì. Io, oddio, nonostante tu non sia in posa... Guarda, vedi, non ho mai un'espressione... Bano Jovanovic. Oh, classe, sì, sembra un po' un nonnino questo giorni. No, mi sembra più un JR, cioè tipo... Guarda in questa espressione che sistema la camicia. Un lord inglese. Un lord inglese. 7, 8, 9, attenzione, non vediamo le mani di Bano perché le ha posizionate fuori dal lettore capace di rimandare in grafica la starting hands distribuita dal dealer, e adesso si materializza una lunga possibilità di scala bilaterale. Jovanovic ha asso 8. Intanto piccola pausa fra un po' dopo questa mano. Sì, dopo questa mano saremo anche noi in pausa, ci concederemo un piccolo caffè, davvero divertenti queste foto della Camassa. Sì, qualcuna la pubblicheremo, dai.
Qualcuno la pubblicheremo. 10 minuti la pausa accordata ai giocatori, ne hanno già approfittato in tre coloro che sono fuori dalla mano, l'ultima giocata in questo livello. Vediamo Bano, di cui non abbiamo avuto la possibilità di leggere la starting hands. 7, si accoppia il board, ma restano ancora possibilità di scale sia con il 6 che con il jack. Check di Jovanovic. Vediamo Bano che fa. Option 40.000 sites, che vuole invogliare su un pot di 92 a metterle per provare. Fold dunque di Jovanovic, porta a casa Flavio Bano quest'ultimo colpo. Io ringrazio Pamela per esserci venuto a trovare, ci ritroveremo qui, ecco, non servono fotografie, adesso la vedete ripresa in diretta dalla nostra regia. Il saluto di Pamela a tutti voi che ci seguite da casa. 10 minuti ritorneremo in qui. Diretta, non foldateci Rosaria. No, non foldateci, è tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, c'è stata questa piccolissima pausa. E ritorniamo qui al commento quando i giocatori in gara sono rimasti in 5. L'ultimo eliminato è stato lui, il mio gioiellino Simone Simba Bovi, anzi Simone Bovi, perché non possiamo chiamarlo Simone Simba Bovi. Assolutamente, assolutamente. È gara del bellissimo, la fare il tipo per il giocatore. No, vabbè, però per lui dovevo farlo. Aspetta che non sei microfonato, non ti si sente. Non mi si sente. Adesso sì. Dicevo, la smetti di fare il tifo, eh? No, vabbè, non lo faccio più, tanto ormai il mio è uscito apposta. Solo per questo non lo farà più. No, vabbè, capisco l'affetto verso un giocatore che ci ha seguito in tutte le nostre iniziative promozionali e che arriva fino a lì con un free roll. Bello, l'abbiamo raccontato, ma avremo poi modo di sentirlo tra un po'. Arriverà, così come sicuramente avremo anche Marco Zuccaro, ci ha promesso di avvenire. Qualcuno dei giocatori non passa qui da noi perché non riesce a smaltire il tilt in così breve tempo. Sì, infatti Matteo Rossetti, ad esempio, il primo player out è andato subito via. Anche Michele Cusenza, sì. È successo così anche per lui. Ma sono decisive le starting hands in questo caso, con cui sono state decretate le eliminazioni, in particolare Zuccaro. Assolutamente sì. E allora, ancora grande poker? Sì, 10K, 4K, e vediamo che succede, perché da bottone Jovanovic si è inventato questa apertura su Somma e Bano, forse sui due giocatori più chiusi, ha provato ad aprire questo colpo. Bano, comunque, con una combinazione come 10K suited di quadri, ha chiamato il colpo. Adesso check per i due giocatori, hanno pot controllato comunque, non hanno voluto far aumentare il piatto. Chissà se adesso Jovanovic sul check di Bano, niente, non si inventa nulla e quindi perde questo colpo. Piatto che va a Bano, un pot da 61.000 chips. Vediamo se la grafica riesce a restituirci in regia l'attuale chip count. Ecco. Grazie ragazzi. Rullo 288.000, è il più corto, seppur vincitore della last longer. Ricordiamolo, Dorde Jovanovic 329.5, Bano, Flavio Bano 332.000, Somma 599.500 e Journey sempre lì, solidissimo. Ha addirittura incrementato il suo stack dall'inizio di giornata, perché partiva con 641.000, lo ha portato fino a 805.000. La distanza si è accorciata tra i primi due, all'inizio era molto meno tra Journey e il secondo in chips. Partivano per l'esattezza da 641.500 contro 332.500. C'è da dire che però le eliminazioni di quattro player hanno determinato una concentrazione ovviamente proporzionale nelle mani dei diversi player delle chips in gioco. E torna con noi il tempo di microfonarsi anche la nostra Pamelina, sta per arrivare.
Ragazzi, io sono andato via qualche minuto prima della pausa. Volevo sapere. Vabbè, lo sappiamo i tuoi problemi, non star qui a spiegarceli. Ogni volta. Ma è possibile che ogni volta che apro bocca devo prendermi un'offesa dalla De Bellis? Che ho fatto? Che ho fatto? Perché? È uno di quei giorni. No, ma ti dico, non devi difenderti. Cioè, va bene. Ma è uno di quei giorni. Può lì. Capitare. Orafo, me lo dica. Lo dica lei, che la conosce meglio di me. Ma io preferisco, capito, tenermi neutrale per evitare di finire anche io sotto i colpi. Sì, perché la implacabili della De Bellis, quindi mi limito a dire questo. Ha ragione Rosaria. Sì. Ragazzi, mi avete chiesto qualche ricetta? Ammasto. No, perché? Perché menù. Ah, il menù. Il menù della cena sontuosa. Della cena che vuole offrirci, ok. Scrigno di fettuccine nel cui interno vi sono piselli, carne trita e funghi, arrosto di vitello con contorno patate, novelle, funghi e piselli, pesce spada alla griglia con contorno di insalata mista. Aspetta, ci piace. Aspetta, però c'è un sorbetto per lo mezzo. Assolutamente sì. Okay. Pepata di cozze, vino, frutta e torta alla fragola. Rispondetemi se approvate questo menù o se è troppo striminzito. No, per carità, insomma, anzi, mi sembra quasi un menù da matrimonio. Sì, va bene, portare. Allora quando andiamo? Gâteau mariage. Come dolce. Ma cucini tu poi, Masto? No, ma soprattutto, Masto, ma questa domanda ti pareva il caso di farla? Che scrive Masto, ma Ivan ha il braccino corto. Sì, no, perché ci ha portato no, il caffè. No, dai, ma smettila, non ha il braccino corto, non è quello il problema, diciamo, di Ivan. ma adesso... Orafo la smetta, non abbiamo bisogno di dimostrare nulla a nessuno. Non in diretta, ti prego. Non in diretta, ma non in diretta, ecco. Nel frattempo, Gerni chiedeva tutto a posto con la grafica refit. Probabilmente ha dovuto aggiustare le sue carte nella mano precedente, ma sì, finora tutto perfetto. Insomma, apre questo colpo. Con per lui. Ancora una volta limpa, somma. Sì. Con due connectors trova però Gerni bello pieno. Asso dama suited per l'ungherese che è supportato da un discreto tocco della dea bendata. Arriva fino a 46.000 con la sua size scelta per il race, insomma gli fa cenno vai tu. Ha lasciato questo colpo. Sento uno slang noto. È come se il burbero fosse arrivato in sala. Non vorrei spingere. Non fategli scoprire dove siamo. No, vabbè. No, secondo me non lo scopre. Secondo me già lo sa. Quando cominceranno a cucinare magari seguirà la scia. Ha fatto un saluto collettivo, ho sentito solo salute a tutti limpatori. Insulti un po' a caso per chiunque fosse in sala. Senza pietà. Sì. Ha dato anche dello scippatore a qualcuno. Guarda, l'altro giorno in diretta è stato capace di un siparietto senza precedenti. Era al tavolo televisivo e l'abbiamo rimandata in presa diretta anche se era dopo la mezzanotte. Dunque, ora la ricostruiamo in maniera un po' più urbana. Ha un piatto dove con una mano probabilmente marginale, all'epoca non avevamo come oggi la possibilità di decifrare le starting hands, con uno squiz su un family pot ha indotto tutti al fold. C'è stato qualcuno che ha detto
come, insomma, come ad accusarlo. Hai visto, sei riuscito a portare a casa, quasi a rubare tra virgolette questo ecco. piatto, e chiaramente si è accesa la miccia del burbero. Ancora una volta Asso K, lo vediamo ancora, ce l'ha Jovanovic che ha rilanciato fino a 29.000. A proposito, ricordiamo, ma è chiaro dalla grafica che i bui sono saliti a 6.000, 12.000. Sì. Questo trova una dama, trova una dama anche Sum, e non so se questa middle pair gli possa procurare dei vantaggi o delle sofferenze. Lo vedremo adesso da cosa deciderà di puntare Dorde Jovanovic. 32.000, sì, sembra quasi intenzionato a metterle senza. Eh sì, ha trovato la dama, era middle pair, la paga Sergio Summa. C'è anche una picche, no, nessuna trova possibilità più di colore, sono tutti e quattro i semi sul board per Sergio Summa, le due dame ancora nel mazzo e 2-8 solo per due la otto. Doppia coppia, altrimenti arriva un 5. Non serve a Somma per migliorare la sua posizione. Jovanovic potrebbe uscire lungo per lasciare immaginare una debolezza. A quel punto Somma potrebbe pagare un dazio importante. Credo punterà almeno 70.000. Il pot, come vedete in grafica, di 127.000. O forse qualcosina in meno per farsi pushare o... 63.000. 64.000, ecco. Sì, le vuole. Dovrebbe essere un indizio. Chissà come lo leggerà. Una perfetta Sergio Somma size scelta, quella della metà del piatto. Giocatore molto tecnico, non solo solido sul piano della concentrazione e dello stile al tavolo, ma anche tecnico. Paga Somma. Non basta la dama perché la Monster Hands di partenza mette avanti Jovanovic, che adesso rende il suo stack decisamente più sì, 443,5 sì. per lui lo stack, lo vediamo aggiornato nella grafica. Giorni sale, è salito ancora fino a 8,47. Somma scende, si accorcia, sì. a 458.000. Jovanovic 4,43, più giù vano e rullo. Jovanovic ancora una volta ha scelto una size perfetta, ha mostrato valore, insomma non gli ha creduto, o meglio era abbastanza convinto della sua donna al punto da chiamare. Sì, d'altra parte Jovanovic era stato bravo a dissimulare la reale forza del suo colpo, aveva pot controllato il colpo, e credo che questo giocatore avrà ancora qualche livello da giocare. Eh sì. Giorni ancora benedetto dalle mani di partenza, un asso 9 molto importante, ricordiamo che siamo 5-handed e dunque il valore delle mani di partenza cresce, così come si allarga il range delle possibilità di ingresso. Sì, ancora una volta Somma non sceglie di tribettare, si limita sempre ad inseguire nei colpi, questo non va sempre bene, qualche volta lo costringe alla resa. Vano, colla le 13.000 necessarie con una mano assolutamente marginale. 5-9 asso, guardate che cosa trova Giorni, un possibile draw di colore anche per Somma, anzi un draw assolutamente materializzato che sarà pagato ancora Giorni Somma, vediamo che cosa decide di fare. All in per Giorni con doppia coppia, wow. Aia. Somma è di fronte a una scelta che vale il torneo, ah, possibile nut. Sentiamo l'audio al tavolo.
Sì, mi chiede di mettere davanti lo stack a giorno proprio. Insomma, dovrebbe giocarsi questo colore. No, non se la sente. Si giocherebbe il torneo contro Journey. Journey che, nonostante un piatto da 90.000 chips, non si preoccupa di mettere una pressione spaventosa all'avversario giocandosi in mezzo stack di fatto. Perché se... Ma lo sai, io penso che abbia avuto la capacità di leggere il rischio collegato a quei due cuori a terra. Questo dà la dimostrazione del fatto che Journey, oltre ad essere, l'abbiamo visto, non ce ne vogliono i suoi amici, i suoi supporter che ci ascoltano, benedetto in maniera clamorosa dalle carte, riesce anche a fiutare il rischio. Avesse fatto una size abbordabile, insomma avesse inseguito, si giocava un colpo che poteva essere perdente al 50% perché serve una cuori su le ultime due strade e basta una cuori sulle ultime due strade. Non lo so, però non mi sarei giocato mezzo stack contro un giocatore che ha 450.000 chips, un piatto da 90.000. Magari potrebbe aver chiamato anziché con due carte di cuori, ed è una lettura, con una coppietta di 5. Per il famoso detto, visto che è un giocatore prudente, no set, no bet. E se avesse settato, che fai? Ti giochi mezzo stack per un push così spregiudicato? Perché insomma ha il push facile Journey, l'abbiamo visto più volte in questi giorni, scusate. In questi giorni. E quindi, non lo so, non mi è piaciuta molto questa giocata. Però gli ha dato ragione comunque.